Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura il bollettino Covid, 533 i nuovi casi in Abruzzo, 12 morti, situazione critica nell'area metropolitana dove un caso su due è con la variante inglese che sarebbe più contagiosa del 30 o 50% rispetto alla variante ordinaria. Originale del virus. Pescara è il comune più colpito, preoccupa anche la situazione negli ospedali con il tasso di occupazione in terapia intensiva che ha superato la soglia di allarme del 30% il servizio. 533 nuovi casi di Covid in Abruzzo, il 2,2% dei test tra antigenici e molecolari. Il più giovane tra i contagiati ha 4 mesi, il più anziano 97 anni. La zona più colpita è ancora l'area metropolitana, dove dilaga la variante inglese. Secondo le stime, il nuovo ceppo del virus riguarda un caso su due. Il comune più colpito è Pescara, 105 contagi. Seguono le altre città dell'area metropolitana, Montesilvano, Chieti, Cepagatti e Francavilla. Villa al Mare. A livello provinciale, dopo Pescara, con 308 casi, c'è Chieti, 119. Qui risulta infetto l'1% della popolazione. Il direttore generale della ASL, Thomas Schell, chiede il lockdown per i comuni a maggior rischio. Sotto osservazione speciale Chieti, San Giovanni Tetino, Francavilla, Bucchianico e Atessa. Numeri più bassi nel Teramano e nell'Aquilano, dove rispettivamente i nuovi casi sono 57 e 45. Dati che lasciano immaginare ulteriori restrizioni se la curva non dovesse piegarsi, soprattutto considerata la situazione negli ospedali. Superata in Abruzzo la soglia d'allarme del 30% di occupazione in terapia intensiva, 57 posti letto occupati su 189 complessivamente disponibili nelle 4 ASL. Degli attualmente 11.977 positivi al virus, i ricoverati sono 594, circa il 5%, di cui 537 sono in area medica. Oggi il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1575. Intanto scuole chiuse a San Giovanni Tetino per un'altra settimana, fino a lunedì 22 febbraio. E anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, al lavoro su una nuova ordinanza, intende rimandare il ritorno sui banchi. Questa mattina una rappresentanza di OSS, operatori sociosanitari che lavorano negli ospedali abruzzesi, ha incontrato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. La Verì ha assicurato che in primavera si terrà un concorso pubblico regionale da parte dell'ASL di Teramo. Paolo Renzetti. Fritelli, com'è andato questo incontro con l'assessore Verì? Ci sono spiragli per lo svolgimento di un concorso e per la stabilizzazione di queste persone, di questi lavoratori che da tanti anni ormai lavorano all'interno degli ospedali? Diciamo che oggi è stato fatto un primo grande passo in avanti e abbiamo ottenuto, per quanto concerne l'ASL di Chieti, un avviso pubblico di un anno a tempo determinato e senza preselezione attraverso un colloquio. Presumiamo che tutti quanti i partecipanti entreranno in graduatoria. L'altra cosa che siamo riusciti a ottenere è un concorso pubblico regionale, capofila l'ASL di Teramo. Adesso in difficoltà perché è stato verificato che la struttura di Pesaro dove si doveva svolgere il concorso pubblico non è a norma e quindi stanno contrattando la sede della Fiera di Roma. E questo è dovuto al fatto che sul concorso pubblico ci sono circa 8.000 domande, per cui vi è la necessità di trovare delle strutture idonee per lo svolgimento del concorso. No, dico quindi rispetto alla situazione di oggi che vede questo personale esternalizzato, vittime di contratti capestro presso cooperative e ditte esterne, questo passaggio, questo primo passaggio verso una diciamo così, reinternalizzazione all'interno della struttura pubblica, noi non possiamo che ritenere un grosso passo in avanti. Abbiamo sollevato il problema concernente la premialità Covid.
che ha visto delle premialità nel pubblico impiego che vanno dai 500 euro fino a un massimo di 2000 euro. Il problema da noi sollevato è che questo personale che è stato scafandrato, si dice, no? Nell'ambito di tutti i reparti di emergenza e urgenza, quindi pronto soccorso e rianimazione, di fatto non si sono visti riconosciuti queste premialità. Non si capisce come questo sia possibile. È chiaro che noi non ne facciamo solo un problema squisitamente economico, no? Noi parliamo di dignità del lavoro. Il lavoratore pubblico scafandrato che giustamente si è visto riconoscere questa premialità, non vedo perché debba essere negata al dipendente privato che ha lavorato con questo dipendente gomito a gomito per far fronte alla pandemia. Da ieri Abruzzo in zona arancione, le province di Chieti e Pescara in zona rossa e con le nuove restrizioni una vasta operazione di controllo è stata effettuata nel fine settimana dalla Compagnia dei Carabinieri di Teramo. Tante le sanzioni amministrative elevate per il mancato rispetto delle misure anti-Covid. Il caso di maggior rilievo a Montorio al Vomano, ce lo racconta Tania Bonici Castelli. Weekend movimentato per le forze dell'ordine di Teramo. Tanti controlli effettuati sul territorio e tante le sanzioni amministrative elevate per il mancato rispetto delle misure tese al contenimento e al contrasto della diffusione del Covid-19. L'azione dei carabinieri della compagnia di Teramo si è concentrata in particolare ai luoghi di ritrovo, dove nel fine settimana si riscontrano solitamente assembramenti di persone, spesso senza mascherina, che bevono in strada con un rischio di contagio al altissimo. I controlli hanno riguardato l'intero territorio della provincia di Teramo in orario pomeridiano, serale e notturno. Un'operazione che ha visto impegnati oltre 30 militari dell'arma. Sono state così controllate 69 persone e 24 attività commerciali. Il caso più grave ha riguardato Montorio al Vomano. Alcuni cittadini avevano più volte segnalato al numero di pronto intervento 112 vasti assembramenti di persone in strada, soprattutto nei fine settimana. Situazione che poi si è rivelata reale. All'arrivo sul posto i carabinieri hanno effettivamente constatato che nei pressi di bar ormai chiusi al pubblico erano in tanti a consumare bevande all'aperto ed è così scattata la contestazione dell'infrazione amministrativa nei confronti di 19 persone. A Teramo città è il luogo maggiormente attenzionato per problemi di assembramento ma anche di spaccio a cielo aperto e vandalismi e Piazza Sant'Anna. Nei fine settimana soprattutto le forze dell'ordine hanno deciso, dopo le ripetute proteste dei residenti, di pattugliare in maniera continuativa la zona e nelle ore più a rischio predisporre la presenza fissa di una volante. Più volte in questi ultimi mesi gli agenti di polizia municipale sono stati aggrediti verbalmente da gruppi di ragazzi e uomini ripresi perché assembrati, senza mascherina ed ubriachi. Sintomi di un grave disagio sociale che sta purtroppo dilagando. La notizia del Covid Hospital al nosocomio San Massimo di Penna in queste ore ha scatenato diverse reazioni nel mondo politico e sindacale. Si teme infatti la chiusura definitiva dell'ospedale. Intanto il primo cittadino Mario Semproni ha chiesto con urgenza al suo collega di Pescara, Carlo Masci, la convocazione del comitato ristretto dei sindaci per valutare la situazione. Masci infatti ne è il presidente, il servizio di Stefano Recanati. Tiene ancora banco a Penne la situazione ospedale San Massimo dopo l'ufficialità di un imminente ritorno a presidio Covid Hospital. La notizia ha destato perplessità tra la popolazione ma anche all'interno del mondo politico pennese che si prepara tra qualche mese a vivere la tornata elettorale per la scelta del nuovo sindaco. Sulla vicenda è intervenuto il primo cittadino di Penne, il quale si è detto contrario alla scelta dell'azienda sanitaria locale. Pian piano stavamo recuperando in gran parte tutte quelle possibilità, quelle capacità che è in grado di esprimere l'ospedale San Massimo. Ovviamente questo ci porterà a fare nuovamente un salto indietro e io credo che non gioverà sicuramente all'ospedale. Questa mattina ho già inviato al sindaco di Pescara Carlo Masci la richiesta di convocazione urgente del comitato ristretto dei sindaci per affrontare questo spinoso problema. È ovvio che io non vedo, come forse qualcuno vorrà
vorrebbe vedere una lotta tra penne e popoli, sarebbe una lotta tra poveri. Siamo disponibili ovviamente a fare il nostro dovere in questa situazione, trovando una soluzione che non danneggi né l'uno né gli altri. Questa decisione non è andata giù al circolo PD pennese, sollevando più di una preoccupazione sul futuro del nosocomio. Già nella prima volta, quando il San Massimo è stato Covid Hospital, ha portato un rallentamento nei servizi e molti di questi non sono più tornati nel nostro ospedale. Vediamo che in molti sono contrari a questa scelta e ci chiediamo davvero come la politica regionale sulla sanità possa prendere tali decisioni. A tuonare anche il segretario regionale della FIALS, Gabriele Pasqualone, il quale parla di gravi mancanze della politica regionale e della possibilità di ripristinare il centro del Carmine e adibirlo a ospedale Covid. È una cosa in cui noi stiamo lottando, stiamo cercando di fare incontri per cercare di rilanciare l'ospedale di Penne, malgrado le sue carenze, qui arriva, decidono di portare un'altra volta i pazienti Covid a Penne, è una cosa assurda. Se loro vogliono portare i pazienti a Penne c'è spazio, ci abbiamo la struttura del Carmine, basta ristrutturare che qualche decine migliaia di euro, un piano può essere strutturato e messo i pazienti Covid. Non riesco a capire il motivo perché si deve ammazzare questo ospedale. Cambiamo argomento, Lega Ambiente Abruzzo ha presentato questa mattina a Pescara Pendolaria 2021, il rapporto sulla mobilità e la qualità urbana. Lega Ambiente Abruzzo ha presentato questa mattina a Pescara il rapporto Pendolaria 2021, in cui è illustrato la situazione del trasporto ferroviario nella nostra regione ai tempi del Covid, ma anche della mobilità urbana e qualità dell'aria per città meno inquinate e più vivibili e le scelte per fare della Next Generation la svolta green per il futuro degli abruzzesi. In linea di massima il dato medio nazionale ci dice che è in crescendo. Ovviamente ci sono dei distinguo, in quanto per esempio la nostra regione risulta ancora penalizzata, ovviamente molto inciso dal punto di vista della pandemia che stiamo attraversando, ovviamente la riduzione dei passeggeri all'interno dei treni e tutte quelle situazioni che hanno aggravato un po' la situazione, diciamo, sanitaria in essere, ovviamente danno un contributo negativo in questa direzione, però bisogna fare di più, bisogna mettere in campo delle politiche integrate sulla mobilità sostenibile, anche la regione può fare la sua parte e chiediamo che da questo punto di vista si incida soprattutto dentro le città, perché dentro le città noi possiamo ottimizzare la mobilità, spingere su quella mobilità alternativa che ci permette di dare un ampio respiro alla qualità della vita dei cittadini, perché purtroppo dal punto di vista della qualità dell'aria abbiamo ancora un dato fortemente negativo che parla di circa 50.000 morti l'anno premature legate proprio alle emissioni che avvengono soprattutto dal traffico veicolare e dalle altre realtà inquinanti che incidono in questa dimensione. I dati ARTA confermano intanto un miglioramento dell'aria anche nella città di Pescara. I dati sono in miglioramento in un'ottica generale, possiamo dire che l'Abruzzo gode di un'ottima salute. La nostra rete fissa di monitoraggio rileva dati che vanno sempre attenzionati ma che comunque non comportano sforamenti anche per le previsioni di legge di notevole entità. L'Abruzzo, come dicevo, gode di ottima salute, qualche attenzione in più nella città di Pescara, ma non tanto per gli elementi inquinanti di carattere chimico quanto per le polveri sottili che possono essere conseguenza anche di fattori atmosferici o di sabbie africane. E siamo così giunti all'ampia pagina sportiva del lunedì, partiamo dal calcio di Serie B, ufficializzato ieri il terzo allenatore in stagione per il Pescara, Gianluca Grassadonia, qui ora spetterà una rincorsa alla zona salvezza davvero molto difficile. Avrà al suo fianco Marco Sansovini e Ugo Campagnaro. Ascoltiamo le prime parole del neotecnico biancazzurro. Stimoli grandissimi, una grandissima opportunità, ci sono tutti i margini per poter riprendersi da un momento difficile e cercheremo di fare il massimo. Ma lavoro, il conoscersi, il cercare di cambiare un attimino questo momento negativo, ritrovare certamente autostima e grande convinzione, perché questa è una squadra che ha dei valori importanti. Accanto a sé ritroverà due personaggi, molto due bandiere del Pescara, Sansovini e Ugo Campagnaro, è un assetto tattico abbastanza importante. Quali sono le sue prime punti di vista? Ma sono certamente personaggi importanti,
compagni di avventura, non ci sono solo loro, c'è anche un altro staff, voglio dire altre persone che renderanno questo lavoro migliore, e cercheremo, come ho detto prima, tutti insieme di fare il massimo per il Pescara. Quindi non ha spaventa la situazione classifica? Ma assolutamente, bisogna lavorare, crederci, il campionato di Serie B è un campionato che non finisce mai, certamente ritrovare grande entusiasmo e, ripeto, convinzione, perché questa è una squadra che ha valori molto importanti. Serie C, primo stop nel girone di ritorno per il Teramo, che a Caserta cede per 2-0 contro i Falchetti Rossoblu di Cuppone e Turchetta. Le reti dei campani in una ripresa condizionata dalla nevicata che si è abbattuta sul Pinto. Allora vediamo il servizio di Ania Cantagalli e le parole del tecnico Paci dopo la partita. Il Teramo in K a Caserta nel primo KO del girone di ritorno. Al Pinto finisce 2-0 per i Falchetti, con i biancorossi che chiudono in 9 uomini per l'espulsione di Vitturini e Piacentini. Ilari ritrova una maglia da titolare nel posto di mediana di Viero, salendo poi in fase di possesso alle spalle di Pinzauti. Trasciani è invece l'under, con cui Paci fa minutaggio, con Diachite che finisce in panchina. Il primo tempo si gioca a viso aperto. Al quinto Piacentini pasticcia in uscita. Cuppone viene servito sulla corsa da Rosso, ma tu per tu con l'estremo biancorosso e provvidenziale Lewandowski ad indovinare l'angolo e respingere. Il Teramo si fa vedere prima con una conclusione al nono di Arrigoni e poi con quella al dodicesimo di Bombaggi. La casertana si fa preferire in possesso, ma non è precisa negli ultimi 20 metri. Trasciani invece al 24esimo sfiora la rete dopo aver iniziato l'azione con un pallonetto che finisce alto non di molto. Al 26esimo Bombaggi prova a sorprendere la Vella calciando alto direttamente da punizione. 5 minuti dopo è Rosso a provarci dalla distanza, non trovando però la porta. Al 36esimo Avella è fondamentale nell'uscita su Pinzauti, servito in area da Costa Ferreira. La gara per i biancorossi però cambia pochi istanti dopo. Vitturini entra su Izillo, il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il secondo giallo per il terzino, che lascia così i suoi in 10 uomini. E nel finale il Teramo ringrazia anche Cuppone, forse sorpreso di trovarsi tutto da solo in area a colpire un cross di Azio Smanovic. La ripresa inizia sotto una bufera di neve e con Costa Ferreira che scende in difesa per prendere il posto di Vitturini. Proprio il portoghese al quarto si rifugia da Lewandowski in retropassaggio, ma Cuppone capisce tutto e porta avanti la casertana. Diachite prende il suo posto in campo qualche minuto dopo, con Azio Smanovic al provarci al 20esimo per i padroni di casa. Un minuto dopo Bombaggi impegna Avella da calcio di punizione. Biligea è invece la mossa per l'attacco al posto di Pinzauti e dal 29esimo l'attaccante trova il muro di casa a disinnescare un'occasione interessante. Arrigoni ci prova al 33esimo dalla distanza, mentre al 37esimo è il palo destro di Lewandowski a tremare dopo il tiro di Zillo. Qualche istante dopo il Teramo protesta. Chiermatengo va giù in aria. Il contatto è dubbio, ma il direttore di gara lascia proseguire, non ravvisando gli estremi per la massima punizione. Subito dopo Piacentini entra in scivolata su Matese e rimedia il rosso diretto, lasciando i suoi in 9 uomini. L'ultima occasione del Teramo è in una punizione di Arrigoni, che trova prima la barriera e poi l'estremo di casa. La rete di Turchetta, in pieno recupero, certifica la sconfitta del Teramo, che mercoledì tornerà in campo al Bonolis per ospitare il Potenza e cercare di tornare al successo tra le mura amiche. Accettiamo la sconfitta e quindi abbiamo perso. Adesso, se vogliamo parlare di prestazione, io devo parlare di una buona prestazione, perché il primo tempo siamo partiti bene, secondo me, fino all'espulsione la squadra ha prodotto gioco. Abbiamo creato un paio di occasioni per far gol, non ci siamo riusciti e eravamo in controllo della partita. Poi l'episodio dell'espulsione ha un po' cambiato i piani. Siamo rientrati in secondo tempo bene, perché non ho visto una squadra che giocava in 10 rispetto all'altra. Sembrava che comunque il Teramo avesse ancora il pallino del gioco in mano. E poi c'è stata la seconda espulsione, ma non è cambiato niente, perché la squadra ha continuato a giocare. E quindi mi trovo a commentare una sconfitta. Se abbiamo perso, comunque la Casertana ha meritato più di noi. Portare a casa le partite a volte non è sempre un sinonimo di giocare bene, e la Casertana, che è una squadra che gioca bene, secondo me allenata da un bravo allenatore, è stata un po' fortunata, perché oggi abbiamo concesso quell'episodio dell'espulsione e inevitabilmente la partita un po' è cambiata, e quindi sono stati gli episodi che hanno fatto la differenza, negativo per noi.
rimane una buona prestazione, però alla fine non portiamo a casa niente, dobbiamo andare avanti. Siamo una squadra giovane, siamo una squadra che sta giocando bene. Oggi è stata una partita storta per gli episodi, può capitare, non deve assolutamente cambiare il nostro punto di vista o la nostra valutazione. I ragazzi erano dispiaciuti, ma sanno che hanno fatto una buona partita nelle difficoltà e quindi non mina assolutamente niente, perché stiamo vivendo un buon momento. Lo so che la sconfitta è sempre dura da digerire, però non ho visto una squadra in difficoltà in campo e quindi non mina assolutamente niente. Noi domani mattina ci alleniamo e prepariamo la prossima partita convinti che possiamo far bene e convinti che possiamo riprenderci quello che abbiamo un po' lasciato. Erano già abbastanza frustrati per conto loro, li ho visti abbastanza depressi e quindi non ho detto niente, perché poi a fine partita è meglio non parlare. Questo è gioco di squadra, si vince e si perde tutti insieme, continuo a professarlo dal primo giorno. Purtroppo gli errori in campo si commettono, ma non deve essere questa una scusante. Noi abbiamo provato in tutte le maniere a portare a casa il risultato, anche nelle difficoltà, e questo si è visto, e quello è positivo. E quindi la sconfitta è negativa, lo sappiamo, però sono stati anche dei risvolti positivi in questa partita. Gli errori si commettono, li dobbiamo accettare in quanto siamo una squadra e dobbiamo andare avanti con lo spirito di squadra, perché per me è sempre la squadra che vince, è sempre la squadra che perde, quindi non hanno perso i singoli oggi, ma perso la squadra. E su Birligea? Birligea è entrato molto bene oggi, l'ultima partita a Palermo ha fatto bene, è un ragazzo che è cresciuto, sta crescendo molto e sono contento che sta qui con noi e quindi sì, sta scalando le gerarchie. Scendiamo di categoria, 4 rinvii per Neve nell'ultima di andata di Serie D. Nelle due gare disputate dalle abruzzesi fanno festa Castelnuovo e Vastese. I neroverdi regolano per 5-1 il Giulianova, mentre gli aragonesi piegano la Recanatese di Giampaolo e mettono insieme il 7° risultato utile consecutivo. Jacopo Forcella. L'ultima giornata del girone d'andata in Serie D ha visto solo 3 abruzzesi in campo, 2 nello stesso, quello di Castelnuovo, in una domenica condizionata dai rinvii, non per Covid, ma a causa neve. E allora l'alacre lavoro degli spallatori ha permesso di giocare sia al comunale di Castelnuovo che alla Ragona di Vasto, e fanno festa le squadre di casa, perché i neroverdi di Guido Di Fabio battono 5-1 il Giulianova, che gioca una buona partita, specie nella prima frazione, padroni di casa in rete grazie al calcio di rigore realizzato da Loviso prima della doppietta dell'ex Emili. Il Giulianova realizza con Paudice il gol che accorcia le distanze, ma nel finale sono sbarbati e Bregasi ad arrotondare il punteggio e a mandare il Castelnuovo a quota 33 punti in classifica a pari merito, con un campo basso che tuttavia ha ancora 3 gare da disputare. Sono partite difficili da giocare. Giulianova è una squadra, no, che è messa bene in campo, ti fa giocare male e abbiamo fatto un primo tempo sporco. Poi siamo stati fortunati in occasione del rigore che ci ha permesso di sbloccare la partita e poi nel secondo tempo sicuramente abbiamo avuto qualche spazio in più. Un primo tempo giocato bene, insomma abbiamo tolto a loro le iniziative, siamo ripartiti quando potevamo farlo con molta incisività, abbiamo magari pressato in alcune occasioni loro davanti alla loro area di rigore, abbiamo anche avuto delle opportunità per andare a rete. Poi nel secondo tempo c'è stato subito il secondo gol, che presumo, per carità, non voglio togliere il merito a chi l'ha segnato, presumo sia un cross sbagliato, così è sembrato, non intenzionale. E comunque non abbiamo mollato. Non stupisce più la Vastese di Fulvio D'Addario, che batte tra le mura amiche la Recanatese. Anche qui gara in bilico fino alla fine per le condizioni del manto erboso sommerso nella notte tra sabato e domenica dalla neve. Quando si scende in campo però è Mamona il protagonista con una doppietta, prima rete del primo tempo, la seconda in ripartenza con i biancorossi al 7° risultato utile consecutivo e lanciati alla rincorsa di un posto playoff. Il passo della Vastese deve essere un passo costante dove non ci dobbiamo esaltare, non ci dobbiamo deprimere. Ci sono momenti in cui bisogna essere spregiudicati, momenti in cui bisogna tirare i remi in barca.
devo dire che il passo della Vastese è tutto da scoprire, anch'io non riesco a capire dove e come questa squadra potrà esprimersi, quindi navigo a vista, se ci sono le onde non vedo, se non ci sono le onde ed è un po' piatto vedo un po' più lungo, ma non vedo orizzonti davanti a me, perché il calcio mi insegna di guardare sempre vicino e mai lontano. Domani invece il Notaresco recupera la sfida con il Porto Sant'Elpidio rinviata ieri, si giocherà non al Vincenzo Savini ma proprio a Castelnuovo, che ha messo a disposizione il proprio terreno di gioco. Fischio d'inizio alle ore 14:30. La pallavolo, undicesima vittoria consecutiva e 33 punti su 33 conquistati dall'Abba Pineto, che liquida in circa 70 minuti la Roma, vendicando così la sconfitta dell'andata. E proprio da quella partita a novembre ha preso il via l'entusiasmante striscia pinetese. Ascoltiamo le impressioni dell'allenatore Giovanni Rosichini nel servizio di Sergio Zappalorto. Finisce con un 3-0 secco a 17, 16, 14 parziali che non fanno discutere per niente. Mister Giovanni Rosichini, tutto semplice, ma soprattutto undicesima vittoria consecutiva, 33 punti su 33 da conquistare. Nessun commento ulteriore. Allora. Sì, direi che questa sera abbiamo fatto l'undicesima vittoria, ma direi che ci sono alcuni aspetti che dobbiamo considerare non in maniera positiva. Abbiamo battuto molto bene, per il resto secondo me siamo stati un po' distratti e non abbiamo avuto per tutta la partita quella mentalità che è giusto che abbiamo. È chiaro che la partita si è svolta in maniera abbastanza semplice, ma altrettanto chiaramente l'approccio non può essere così molle, per così dire. Beh, si fa per dire, insomma, comunque avete trovato un avversario sinceramente al di sotto delle aspettative, questo va detto, ed eravate senza Morelli. Sì, però i ragazzi che giocano o che sostituiscono Morelli sono di alto livello, per cui l'approccio secondo me di una squadra che vuole far bene in questo campionato, anche in queste partite che sulla carta, non sulla carta, che sul campo si dimostrano più semplici di quello che pensavamo, non dobbiamo renderle noi più difficili. La pignoleria di un allenatore come te, Giovanni, fa pensare soltanto bene. Naturalmente dopo 11 vittorie consecutive e 33 punti conquistati va cercando il pelo, anche perché, e fai bene, avete una partita impegnativa ad Aversa nel prossimo turno. No, no, i ragazzi io non posso che elogiarli, perché fino adesso sono stati bravissimi, continuano a lavorare molto bene, si impegnano, per cui nulla da dire. Proprio perché sono ragazzi intelligenti, debbono capire che debbono curare, avere tutto, sempre un atteggiamento di un certo genere. Aversa? Aversa è una partita secondo me molto dura, molto difficile, sta facendo molto bene in questa fase del campionato, giochiamo in trasferta e cercheremo di fare del nostro meglio, perché è chiaro che ogni partita va giocata al massimo delle nostre possibilità. Termina qui questa edizione del TG6, tutti i servizi sono su YouTube e sul sito tv6.it. Vi ricordo che questa sera alle 21 c'è il replay di Enrico Rocchi per commentare quel che sarà questo nuovo Pescara firmato Grassadonia. L'informazione invece tornerà alle ore 23. Grazie e una buona serata.